Ciao ragazzi, oggi siamo di riparazioni, andiamo a riparare questa lavastoviglie, adesso vi faccio vedere l'errore. Ecco, come avete visto nel video, l'errore è dato dalla casa come errore 11, ossia è il bloccaggio della girante del motore. Quindi ci andiamo a smontare la lavastoviglie, andiamo a dare una pulita alla girante del motore sperando che sia soltanto quello o non sia da cambiare l'intera pompa. Adesso andiamo a verificare. E seguitemi che vi mostro come si fa, ragazzi. Allora ragazzi, per andare ad aprire la lavastoviglie, se andate in cazzo, dobbiamo andare a togliere il pannellino che è qua davanti. Qui il proprietario già me l'ha tolto, mi ha avvantaggiato il lavoro. E dopodiché si apre lo sportello, troviamo 1, 2, 3... quattro viti, togliamo le quattro viti e possiamo tirarla fuori. Se vediamo che non viene fuori, diamo una svitata alle pedine qua sotto, alle due rotelle, quindi abbassiamo di mezzo centimetro la lavastoviglie e ce la tiriamo indietro. Con questo andiamo a lavorare in sicurezza, ci stacchiamo la spina della corrente e chiudiamo l'acqua. Ci muniamo di una bacinella, di un secchio, di quello che avete in casa e cominciamo a scaricare dal tubo di scarico l'acqua rimanente nella lavastoviglie. Comunque ragazzi, ci muniamo di un cacciavite spaccato, andiamo ad aprire questo sportelletto, quindi facciamo leva sui dentini e ce lo andiamo ad aprire. Ragazzi, la pompa è questa. Dunque ragazzi, ve lo faccio vedere da vicino perché magari da lontano l'immagine non è chiara. Per smontare la pompa dobbiamo togliere una, due fascette qui, andrà poi sfilata la pompa dalla gomma, stacchiamo il connettore che vedete giù in fondo e lo possiamo togliere. Ragazzi, ci smontiamo il galleggiante, togliamo il coperchio, lavoriamo più comodi. Adesso andiamo a togliere le due fascette. Allora ragazzi, queste fascette una volta aperte non si possono più riutilizzare, quindi ci dobbiamo munire di fascette sempre metalliche, andiamo ad un brico, un ferramenta, e le dobbiamo assolutamente per forza sostituire. Non mettete quelle in nylon perché non tengono. Allora ragazzi, una volta smontata la pompa, una volta per terra, ci andiamo a togliere anche gli ultimi due connettori. Quindi togliamo il connettore di terra, e questo di alimentazione. Questa che vedete al suo interno è la girante bloccata. Ora proviamo comunque a sciavire e vedere quanto sia bloccata. Ecco ragazzi, si è bloccata. Ha fatto un po' di giri e adesso si è andata a bloccare. Quindi ce la andiamo a smontare e vediamo dentro cosa è successo. Allora ragazzi, adesso ci andiamo ad alzare queste alette che vedete qui. Quindi ci mettiamo un cacciavite sempre spaccato qui al suo interno e ce lo andiamo a sollevare. In questa maniera. Questo lo facciamo
per tutte quante le alette. Allora ragazzi, allentate tutte quante queste alette, adesso ci andiamo a togliere il coperchio. Ci aiutiamo sempre con un cacciavite. Abbiamo tolto completamente il coperchio e abbiamo vista la girante. Già da qui posso vedere che è pieno zeppo di sapone, detersivo e incrostazioni. Allora ragazzi, proseguiamo a smontare la girante e la pompa. Adesso ci andiamo a togliere questa parte nera che vedete qui nella pompa. Basterà girare anche questa in senso antiorario rispetto al trasformatore. Quindi ce la prendiamo e facciamo girare questi dentini fino a battuta, lato opposto. Dopodiché, ecco qui, ce la andiamo a sfilare completamente. In questo modo finalmente possiamo tirar via l'intera girante. Adesso ce la possiamo andare a pulire bene e completamente entrambi le parti. Allora ragazzi, ve l'ho smontata e messa qui sul tavolo per farvela vedere meglio. Allora, ho trovato tanto calcare qui dentro nella girante. Qui, come potete vedere, la girante ha preso anche una bella cotta. Sapete che probabilmente ha girato a vuoto e si è completamente surriscaldata. Qui, come potete vedere, all'esterno c'è ancora un po' di calcare. Adesso ce l'andiamo a finire di pulire come si deve. La parte interna l'abbiamo pulita tutta quanta, anche qui era piena di calcare. E poi ci siamo andati a pulire anche questo. Allora ragazzi, adesso ce l'andiamo a rimontare. Prima di rimontarla ci andiamo a passare un po' di grasso qui sulle guarnizioni. Quindi qui e a quest'altra guarnizione, non le lasciamo così a secco. Allora ragazzi, pulita tutta quanta con dei panni umidi, mi raccomando non la lavate sotto ai lavandini, stiamo parlando sempre di contatti elettrici, quindi qui non deve arrivare acqua. Si pulisce con un panno umido. E adesso ce la andiamo a rimontare a ritroso, quindi ci andiamo a rimettere la girante una volta pulita e lubrificata anch'essa. Ok, adesso la girante gira, che è una meraviglia. Dopodiché ragazzi, ci passiamo a mettere quest'altra parte, sempre una volta messa all'interno della guarnizione ce la andiamo a girare e facciamo entrare i dentini, quindi anche questa ce la siamo andata a rimettere. Allora ragazzi, adesso ci andiamo a mettere l'ultimo pezzo, manicotto rivolto verso l'alto, connettori rivolti verso la lavastoviglie, in questo modo. Vi ricordo per l'ennesima volta di lubrificare la guarnizione e vedrete che entrerà con estrema facilità. Una volta che abbiamo quindi inserito anche l'ultimo pezzo, ci andiamo a richiudere le linguette con il cacciavite. Allora ragazzi, dentini rivolti verso sinistra, manicotto rivolto verso l'alto, connettori rivolti verso il basso. Ci andiamo a rimettere prima di tutto, per comodità, i due dentini nel suo alloggio. In questo modo. Dopodiché ricordiamoci le fascette.
Ok, inserite i due tubi in gomma, ci andiamo a stringere le fascette, andiamo a collegare i suoi connettori, abbiamo il filo di terra, il filo dell'alimentazione, e infine il suo ultimo connettore qui dietro a sinistra. Allora ragazzi, dopo che ci siamo andati a pulire la girante della pompa, adesso andiamo a controllare anche questa seconda girante. Ci andiamo semplicemente a spostare questo dentino e lo andiamo a girare in senso anti-orario, in questo modo ce la tiriamo giù e ci andiamo a controllare anche questa seconda girante se fosse ostruita. Questa la vedo libera. Allora ragazzi, ultima cosa, andiamo a agganciare di nuovo il galleggiante e ci andiamo a richiudere il coperchio. Lavoro finisce qui, mo ce ne andiamo a controllare. Eccoci qua ragazzi, allora arriviamo a testarla. Abbiamo riattaccato chiaramente lo scarico, l'ha mandata dall'acqua, abbiamo aperto l'acqua, l'abbiamo accesa, la programmiamo un programma qualsiasi, chiudiamo e vediamo se parte la pompa e faccia lo scarico. Ok ragazzi, allora io spero che sentiate dal rumore. La pompa è partita, adesso sta facendo il suo lavaggio. Ve la apro, vediamo un po' se si vede l'acqua. Eccola qua. Chiaramente non aspetto tutto quanto il lavaggio. Il problema l'abbiamo risolto. Spero come sempre che il video sia utile a qualcuno. Io come sempre vi ringrazio, vi chiedo di seguirmi nei prossimi video, iscrivetevi al canale e se vi è piaciuto il video mettete un mi piace. Ciao ragazzi!